episodio di In Cucina con Livia. Visto che la scorsa volta mi sono piaciute tantissimo le cotolette di zucchine, mi avete taggato in tantissime foto in cui le facevate, infatti raga, wow, grazie mille. Oggi voglio proporvi un'altra ricetta di cotolette vegetariane ancora più semplice, però con meno ingredienti, non ci sono neanche le ova, quindi cioè figuratevi quanto posso essere felice. E niente, veramente una ricetta molto molto semplice per chi non sa cucinare tipo me. Però non è vero, perché ultimamente mi sto cimentando in certi capolavori. L'altro giorno ho fatto la live in cui c'è la pasta al forno ed è venuta deliziosa. Questa volta sono cotolette di ceci. E veramente raga, servono solo due cose. Questa ricetta me l'ha detta una mia amica, che gliel'ha detto non so chi, penso si trovi anche online, però Lillimera la fa meglio. Quindi gli ingredienti, mi devo alzare a prenderli, sono proprio una disorganizzata, ma una figa assicurata. Magia, che è successo? Sono comparse tutte queste cose sul mio tavolo. Guardate che meraviglia. Aspettate, non ho dimenticato uno. Aiuto, fermo. Ok, siamo al completo. Allora, l'ingrediente principale. Aiuto, ho un po' ingrattato nell'occhio, secondo me. Ma ha grattugiato l'occhio. Il primo ingrediente fondamentale per le nostre cotolette è la farina di ceci. Io questa l'ho presa all'Esselunga, ma potete trovarla ovunque. È ottima appunto in teoria per fare la farinata. Molto buona. Poi pepe, pepe raga, d'obbligo. Olio, odio, per oliare bene le nostre cose. Pan grattato, pan gratté. Potete grattugiare voi il vostro pane, oppure se non avete pane da grattugiare, né voglia né una grattugia. No, adesso ce l'ho la grattugia. Però se non avete queste cose potete utilizzare il pan grattato già grattugiato. Sale, acqua, che un po' siete che faccio, bevo un po'. No dai, lo tengo per la ricetta. E poi una bella ciotola e un cucchiaio. Semplicissimo. Come vedete gli ingredienti sono, vabbè, non sono pochi, però sono ingredienti molto semplici, cioè proprio cose che tutti abbiamo. Forse la farina di ceci non ce l'avete tutti, però compratevela, ecco. Basta pan grattato, mai stufato, mai stufato, accade sempre. Comunque iniziamo, avvicino la telecamera. E voilà, questa è la nostra incredibile cosa. Il primo step è mettere la farina di ceci. Allora, per questa ricetta io ve lo dico, è inutile che vi dico i grammi, le cose, le quantità, non li so neanch'io, dovete andare molto a occhio del ciclone, ok, perché mi sta a venire il ciclo, e vedere un po' le consistenze più che altro. Allora, prima di tutto versiamo un po' di farina. Calcolate che io non ne voglio fare troppa, cioè, diciamo così, quanto sarà ad occhio, esperti di farina, quanto sarà? Poi prendiamo l'acqua. Allora, dobbiamo fare tipo, non so se vi ricordate quando avevo fatto la ricetta della farinatina. Poca, poca acqua. Dobbiamo creare una specie di farinata, però più densa. Mi raccomando, raga, poca acqua alla volta. Non deve essere liquido, assolutamente non deve essere liquido. Vedete, deve essere tipo una pappetta così. Beh. Mettiamo un po' d'olio. Man mano dobbiamo inserire tutti gli ingredienti. Come cazzo ci pare? Cioè, nel senso, vedete, non c'è una regola. Non c'è tanto di questo, tanto di questo. Cioè, fatelo come ve lo sentite. Un po' di sale e un po' di pepe. Forse andava messo prima, però fate un po' voi. Basta che fate tutto un miscuglio, ok? Dovete mischiare tutte queste cose. Sì, vabbè, lo sapete, ci vado giù pesante col pepe, ok? Però vedete, così è troppo denso, non si riesce neanche a tirare su. E quindi pian piano aggiungo un po' d'acqua. È una cosa veloce, ma che dovete fare con calma. Che sembra un controsenso, però dovete essere ragionevoli, come posso dire. Oh, forse ho esagerato. Vediamo se ho esagerato. Beh, io ne farei un altro po', però, perché così è proprio misero, no? Quindi aggiungo un po' di farina, sale, pepe e il pepe. A volte mi chiedete, Lilli, perché sei così ossessionata dal pepe? Non lo so, ragazzi, sono tutta un pepe. Qualcuno, se ha una spiegazione per la mia ossessione, me lo dica, almeno capisco anch'io qualcosa della mia life. Oh, cazzo, non voglio farne tante, eh? No, no, no. Comunque, alcuni mi chiedono, Lilli, ma perché fai le cotolette vegetariane? Sei vegetariana? Allora, in realtà io non sono vegetariana, però non compro la carne. Ok, ragazzi, ci siamo. Penso che questa sia la consistenza giusta, guardate. Ma questa è la consistenza che deve avere. Adesso ci spostiamo sui fornelli. Allora, prima di tutto metto un po' d'olio in pentola. In padella. E accendiamo il fuoco. E iniziamo a riscaldare. Adesso guardate il punto di tutto qual è. Prendiamo il pan grattato e lo mettiamo un po' qui. Così.
Io per scrupolo ci metto un po' di pepe. Non resisto, non resisto. Mischio così. Adesso ragazzi, notate bene cosa vado a fare. Prendo questo impasto, prendo tipo una palla così, non lo so, e la metto qui. Vai, scendi. La metto così. Poi prendo altro pan grattato, ce lo metto sopra e la schiaccio così. Faccio questo lavoro così. Così, vedete? L'appiattisco un po', facendo attenzione a non farlo. Vabbè, questa si è sfrantumata. La metto qui. E forse è ancora troppo freddo l'olio. Bene, come al solito tutti i miei video di cucina vengono una cagata. Non so perché, io ogni giorno faccio le cose. No, ok, si sta cuocendo. E prendi, rifacciamo questa cosa così. Prendo questo, lo lancio qui. Lo ricopro di pan grattato. Non fatelo troppo sottile, sennò vi si sbraga come è successo a me prima. Cerchiamo di prenderlo senza farlo morire. Guardate, ditemi se non sono favolose. Con una spatola, ovviamente, poi le andiamo a girare. Sembrano veramente delle cotolette. E andiamo avanti con tutto il nostro impasto finché finisce. Piaccicherello. Ovviamente, ragazzi, lavatevi le mani, cioè nel senso, non fate questa cosa con le mani tipo che siete stati in metro. Cercate di essere un po' più precisi di me, per favore. Qui giriamo. Sto facendo lente distrutte. Beh, non tutte le cotolette escono in forma. Ditemi se non sono carinissime queste cotolettine. Forse devo migliorare un po' la forma delle cotolette che creo. Però a me piace farle un po' croccantine, quindi vedete voi la doratura come la preferite. Tanto alla fine sono ceci, non è che devono essere proprio super cotte. So gusti! Vabbè, finisco di cuocere e poi ovviamente le metto su un piatto con la carta da culo. Non da culo, con la Scottex. Guardate quanto sono belle! Ditemi se non sembrano vere, fanno anche un po' impressione. Cioè, veramente, sembrano vere, le adoro! Come avete visto sono semplicissime da fare. Consiglio di metterci un po' di limone per smorzare un po' questo sapore di ceci. E assaggiamo. Pazzesco. Non lo dico perché l'ho fatta io anche, però sono veramente buone. Ci metto pure un po' di maio, un po' di maionese e stiamo al top. Wow! Ecco cosa mi fanno dire queste cotolette. Wow! Raga, non voglio azzardare, ma sono ancora più buone di quelle di zucchine. Quindi direi che dovreste proprio provare. Ovviamente se le provate, taggatemi su Instagram e sarò molto felice di repostarvi. E quindi niente, raga, questa era la mia ricetta su come fare delle cotolette vegetariane di ceci. Il mio repertorio di cotolette è finito, quindi non so se avete altre idee, consigliatemi. Ricordate di andarmi a seguire su Instagram, mi chiamo Lilly Meraviglia, su TikTok Lilly Mera quella vera, su Twitch Lilly Mera, giù c'è il link per il mio merchandising, la mia wishlist. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!